Vorrei insegnarvi soltanto tre parole. Sono però tre parole in lingua straniera, quindi faccio conto sulla vostra attenzione e la vostra intelligenza per portare come messaggio che io voglio consegnare alla vostra vita queste tre parole. La prima parola è Kirie. Kirie è il vocativo di una parola greca. Kirie, quella parola che Maria dice, Signore, hanno portato via il corpo del Signore, non so dove l'hanno messo. Kirie dice a Gesù. Chirie è un vocativo nel senso che è una professione di fede che chiama Chirie è un modo per dire la fede pasquale come ci ha ricordato il Papa commentando il Vangelo di Giovanni ascoltato ieri e dice il più giovane degli apostoli quello che aveva più fiuto intuisce che questo presenza, quest'uomo misterioso sulla spiaggia è il Signore Gesù e perciò dice è il Kyrios, che è appunto il nominativo di questa parola straniera, Kyrie, dunque è la parola del discepolo amato che riconosce Gesù. È la, è la parola dell'umanità in lacrime che trova vivo colui che cercava come morto e va a dire ai, ai, ai discepoli ho visto il Signore, il Curion, che è accusativo di questa parola greca. È la preghiera, è la professione di fede di chi si sente trafiggere il cuore dalla memoria del suo peccato. E mentre credeva di essere indegno di vivere, riceve l'annuncio che è degno del perdono di Dio. E perciò con tutta la Chiesa dice Kyrie eleison, all'inizio abbiamo cantato Kyrie, vuol dire io mi rivolgo a te perché ti riconosco Signore, vivo come Tommaso in quel riconoscimento delle ferite di Gesù, mio Signore, Kyrie, e mio Dio. Dunque Kyrie è l'invocazione, la confidenza, è quello che può dire il credente quando sente dentro di sé la paura di quello che lo aspetta quando sente lo smarrimento sulle scelte che deve fare, dice Kirie aiutami, Signore, parlami. È la parola della fede, è la parola della fede di ciascuno. Voi qui sembrate tanti, ma in realtà il Signore vi chiama uno per uno. E io vorrei raccomandarvi questa preghiera, Kirie, Signore, di pregarla anche da soli, di trovare dei momenti in cui voi andate in qualche chiesa del paese o in qualche luogo solitario dei boschi intorno a casa vostra o in qualche luogo dove potete stare soli in, nella vostra camera e dire, Kirie, Signore, abbi pietà di me peccatore, di dirla tante volte come usavano e suggerivano gli antichi, provate a guardare un crocifisso da soli e a dire piano piano, magari anche per cento volte, Kirie Eleison Signore, abbi pietà di me, provate e sentirete, credo, la grazia di quella comunione col Signore Gesù, presente, vivo. Kirie, è la prima parola che vi consegno, la parola di quella fede che ora stiamo per professare proprio qui sulla tomba di Pietro, Chirie, la parola della fede, una fede che ciascuno di voi ha ricevuto dalla famiglia, dalla chiesa, dalla parrocchia, dal gruppo e che adesso deve diventare personale. Imparate a pregare da soli a pregare alla presenza di Gesù che è vivo e ditegli, chirie, Signore, abbi pietà di me, Signore, guidami, Signore, illuminami, Signore, salvami. E la seconda parola straniera, chirie è una parola greca, la seconda parola straniera è alleluia, alleluia, è la parola della gioia, della gioia piena, della gioia di Pasqua. È la parola che si deve cantare insieme, perché la gioia non è un'esperienza solitaria, è sempre un'esperienza condivisa e dunque voi, voi siete incaricati di cantare la gioia. Voi sembrate tanti, ma molti sono quelli dei vostri compagni che non sono venuti, che non hanno voluto venire. Che magari vi hanno preso in giro perché avete detto: Io vado a fare un pellegrinaggio e magari i vostri compagni e compagne vi hanno detto: Ma che cos'è un pellegrinaggio? Ma tu sei matto ad andare a fare una cosa tutta piena di preghiere e di silenzi e di sacrifici. Ecco, voi perciò dovete contagiare con la vostra gioia perché voi la sperimentate la gioia, alleluia, alleluia, è lo stupore della gioia imprevista che vi raggiunge anche quando avete avuto una giornata difficile, cantate insieme con la Chiesa, alleluia, alleluia, è l'invito che si rivolge a tutto il creato, per dire a tutto ciò che il Signore ha creato, lodate il Signore, benedite il Signore, voi tutte opere del Signore. Ed è la parola, la gioia che noi dobbiamo condividere con i nostri fratelli che condividono la nostra fede. Alleluia! Siamo fratelli perché Gesù ci ha salvati tutti. Alleluia, è l'invito da rivolgere a tutti gli uomini e le donne a dire alzate la testa dalla vostra tristezza, non continuate a cercare un morto, guardate che Gesù è vivo, voltatevi verso di lui, riconoscetelo, alleluia, alleluia, è una parola che si deve cantare, è la parola con cui noi accogliamo il Vangelo perché diciamo alleluia, il Signore Gesù ci parla. Alleluia, ci riempie di gioia. Alleluia, è la parola della gioia, è una parola da cantare. E questa è una parola, credo, ebraica, alleluia. E un'altra parola straniera vi voglio insegnare, una parola anche questa ebraica. È la parola Amen, Amen. Amen vuol dire sì, vuol dire così sia, vuol dire mi affido, è la parola della risposta alla vocazione. Amen, sì, eccomi, sì, mi fido, amen, è la parola della vita, perché noi viviamo, perché qualcuno ci ha chiamati e noi senza neppure renderci conto all'inizio abbiamo detto amen vengo, ma adesso... Adesso voi dovete rendervi conto che qualcuno vi chiama, che qualcuno vi dice un invito, una proposta, vi fa sognare un futuro. E allora, ecco, voi dite, amen, sì, eccomi, sì, voglio, sì, accetto, sì, mi entusiasma quella di essere interlocutore di una parola che viene da Dio. Amen. È la parola della vocazione. Sì, eccomi. Quando intuisco che c'è del bene da fare, sì, eccomi. Amen. Quando intuisco che posso essere d'aiuto a una persona che soffre, amen. Eccomi. Vi chiama, vi chiama il Signore a far del bene. Vi chiama attraverso il gemito della gente che è sola, che soffre, che è malata. Vi chiama e voi dite: sì, eccomi. Vi chiama a fare delle scelte per la vostra vita, per la vostra vocazione. Non soltanto la scelta per la prossima estate, ma a sognare la scelta che farete quando sarà necessario dire in che modo io dico Amen. Amen è la parola della vocazione. E Maria è l'esempio di questa risposta. Ricordava ieri il Papa che Maria aveva più o meno l'età di voi adolescenti e ha detto a un certo punto eccomi, sono la serva del Signore, come dire amen, sì grazie che mi hai chiamato. Amen. Tre parole vorrei consegnarvi. Chirie, la, pro la professione di fede nel Cristo risorto. Pregatelo, pregatelo insieme, pregatelo da soli, ripetete migliaia di volte: Kirie, Signore, abbi pietà di me. L'alleluia è la parola della gioia, bisogna cantarla, cantarla insieme, contagiare il mondo con la gioia. Amen è la parola dell'affidamento, della risposta, della vocazione. Voi sembrate tanti, ma ciascuno di voi deve rispondere con la sua parola. Amen. Queste tre parole non sono difficili perché sono presenti in ogni liturgia. Perciò, per ricordarvi queste tre parole, io vi dico, andate a messa. Partecipate alla messa non come a un rito un po' ripetitivo, ma come l'occasione per dire insieme con la Chiesa: Kirie, Signore, per cantare insieme con la Chiesa Alleluia, e per rispondere ciascuno e insieme: Amen, sì, eccomi. Entrando, ho benedetto tutti quelli che. Erano lì intenzionalmente tutti, ma in particolare ho pensato che la benedizione volevo rivolgerla a quelli che sono in terza media, cioè quelli che faranno gli esami, ma non per dirvi gli esami andranno bene anche se non studiate, ma per dirvi è una stagione interessante, quella in cui si cambia scuola, quella in cui si incomincia un nuovo cammino. È la stagione per dire io credo, io voglio continuare a credere, andrò nella scuola che mi aspetta e sarò il ragazzo o la ragazza dell'alleluia, quelli che con la gioia contagiano i loro compagni e sarò il ragazzo o la ragazza dell'amen, dirò sì al Signore che mi chiama.